Benvenuti ragazzi nella prima parte della Metalock. Ho visto già un po' di scetticismo nei commenti per questa nuova challenge. Effettivamente, raga, ci sta. Alcuni l'hanno presa con molto ottimismo, altri meno. Però, ragazzi, secondo me è una sfida praticabile in risposta almeno alla domanda del se hai un Pokémon scarso, come fai ad allenarlo? Raga, obiettivamente io adesso inizio con lo starter. Visto che avrò solo lui per tipo una palestra più o meno, sarà già ad un buon livello visto che affronterà tutte le sfide. Quando catturo un Pokémon, logicamente se questo è al 13 e davanti un allenatore al 20, switcho mettendo Totodile o Croconaw che magari è al 22-23. Faccio così ripeto anche per i futuri Pokémon. Quindi secondo me è una sfida praticabilissima. Il problema è che appunto c'è grande difficoltà nel battere i capopalestra e soprattutto alla fine della lega, sempre se ci arriveremo e sempre se avrò voglia di portare fino alla fine il let's play, perché ricordo che non sono tornato su YouTube perché per fare video, quindi rispettare una scaletta, sono tornato su questo canale perché avevo voglia di giocare a Pokémon HeartGold e di farlo insieme a voi. Quindi direi che possiamo iniziare subito la nostra avventura e prendere lo starter. Ora, ragazzi, siccome non ci sono gran Pokémon di tipo fuoco di Johto in Pokémon Argento e Soul Silver, prenderò decisamente Cyndaquil, ragazzi. Cyndaquil tutta la vita perché purtroppo non abbiamo Pokémon di tipo fuoco decenti. C'è Magmar, per esempio, c'è Growlithe, c'è Vulpix, ma sono tutti di canto. Io mi sono promesso di usare solo Pokémon di tipo Yoto. Di tipo Yoto. Quindi c'è un nuovo tipo, ragazzi. Oltre al folletto, che è stato l'ultimo, c'è anche il tipo Yoto. Comunque, solo Pokémon di tipo. Perché dico di tipo? Solo Pokémon di Yoto. Quindi, un'altra regola classica, però, delle Nuzlocke in generale, è quella di dare un soprannome. Che io non mi sono preparato, ovviamente. Però lo chiamerò, lo chiamerò, lo chiamerò. Lo chiamerò, lo chiamerò. Lo chiamerò. Come cazzo lo chiamo? Lo chiamiamo Lucifero. Così a caso, totalmente. Quindi, ragazzi, boh, io avevo tanta voglia di giocare a Pokémon HeartGold, quindi volevo farlo con voi. E andiamo. Quindi, Cyndaquil, ovviamente, adesso non potrò allenarlo nell'erba alta. Ma posso farlo soltanto contro il rivale che appunto sfideremo tra poco. Quindi sarà una lotta perfettamente pari, cioè 5, il mio a livello 5 e il suo a livello 5. Quindi vedremo se riuscirò a farcela al primo tentativo, perché non è detto che riesca a vincere questa battaglia. Ah, giusto, raga, io non ho velocizzato, grazie al cazzo. Ok, ma che poi un carino ti porti dietro, vabbè, soliti dialoghi. E ci hanno riportato il Pokéger. Raga, scrivetemi i consigli nei commenti se su quale Pokémon di Johto vi piacerebbe vedere in squadra. Io più o meno ne ho già in mente un paio. Però fa sempre piacere ricevere commenti, quindi magari commentate e vi ricordo che siano di Johto e non di Kanto. Primo percorso, nulla di interessante ragazzi, come Pokémon si trovano i classici Pidgey, i classici Sentret, i classici Rattata, soprattutto Rattata. E di notte è possibile trovare Yututo, che appunto si evolvono in Nuketown. Ok, quindi devi selezionarle. Ok. Sì, già andiamo molto più veloce, perfetto. Adesso ci fermerà di nuovo per darci tipo il Pokéger. No, il Pokéger, la mappa nel Pokéger. Io non ho mai capito, ragazzi, se questo signore è nostro nonno, cioè perché quello c'è scritto nonno, o è un vecchio a caso. Qualcuno mi risponda per favore nei commenti, perché non ho mai capito appunto la sua funzione, se è un nostro appunto parente. Qualcos'altro. Ecco qui che parla col. Ok.
Ok, eccolo qui il nostro amatissimo rivale che avrà un Totodile a livello 5 che ovviamente non sappiamo come sarà, come andrà questa battaglia visto che i nostri Pokémon ovviamente sono tutti del livello 5, quindi mentre se per tutti i giochi avrei livellato sin da qui almeno al 7 per questa lotta, non l'ho fatto in questa. E già parte lui più veloce di noi, questa cosa non mi piace, però noi facciamo un brutto colpo molto importante. Ok, vai con azione, bravo, bravo Lucifero. Attacca di nuovo ma lui. Graffio, ancora azione, ancora lui Graffio. E vinciamo, raga, di pochissimo, veramente di poco. Secondo me eravamo veloci uguali. Visto che una volta attaccato prima lui e una volta io, quindi siamo andati tipo come si dice, in speed time. Comunque, sin da qui a livello 6 e il fatto che possa guadagnare punti e esperienza solo con gli allenatori mi fa capire che alla fine questa serie potrebbe essere davvero, davvero difficile. E spero che, appunto, riuscirò a farvi divertire in questa mia avventura. Comunque, prima di staccare ce ne vuole, perché la mia parte non voglio farla classica di 10. Ci sono molti youtuber che fanno la guida Pokémon Soul Silver Heart Gold e la prima parte la fanno terminare tipo in questo momento. Ma secondo me, soprattutto per una challenge come la Nuzlocke, può essere la Wedgalock, eccetera, non ha senso terminarla adesso perché non si è fatto praticamente nulla. Quindi penso che arriveremo quantomeno a Violapoli e poi termineremo la parte. O forse faremo anche la Torre Bello e Sprout, vedremo. Comunque, arrivare, lo chiamiamo. Come cazzo lo chiamiamo? Lo chiamiamo Joe, come sempre. Lo chiamiamo Joe. Joe è sempre nei miei pensieri, ragazzi. Ah, raga, se sono un po' arrugginito col commentare, col parlare, mi dispiace, però. Come potete ben capire, non faccio più lo youtuber a... Vabbè, non l'ho mai fatto a tempo pieno perché a tempo pieno sono youtuber di 100.000 e passa iscritti. Però non ho più la frequenza e la naturalezza di un tempo. Dovrei riabituarmi, ma vi ripeto, non so fino a quanto andrà avanti stasera perché è semplicemente uno svago per me. Ok. Ok. Vabbè, a breve ragazzi, un altro tutorial su come si catturano i Pokémon. Prima parte super introduttiva. Però diciamo che il peggio non il peggio, la parte più noiosa è passata, visto che adesso, dopo il tutorial su come si catturano i Pokémon, possiamo dire che inizia veramente la challenge, anche se è iniziata poco fa con la prima lotta, che vi ripeto, noi potevamo tranquillamente perdere. Questa cosa non posso farla, quindi è molto disturbante. Intanto, ragazzi, la prima lotta vera e importante, perché contro quella del rivale non contava un cazzo, quella che conta davvero è questa. Contro Gennaro Bullo, il King che ci outspeed e ci fa pure brutto colpo. Lurido. Azione. Azione e bye bye, Gennarino. Che ci fai salire a livello 7, quindi tante grazie, tante grazie, tante grazie. Senti, mi dai il tuo numero così ti diamo. Ma certo, ragazzi, certo. Cioè, Gennaro, come fai a dire di no? Come fai a non dare il numero? Cioè, quei pazzi che non danno il numero a Gennaro Bullo, non ho idea di come fanno. E vabbè, in tutto ciò sto registrando l'audio o sto parlando a vuoto? Perché. Ok, perfetto. Raga, mi è preso un colpo perché stavo parlando da 20 minuti. Se non stavo registrando, penso proprio che mi sarei sparato. Vi ricordo che nel caso perdessi, devo buttare tutti i soldi. Come faccio a buttare i soldi? Ovviamente compro tipo 99 Pokéball, cioè il massimo che posso comprare, e poi scarto tutte le 99 Pokéball. Quindi è easy la cosa. Questa è anche un'altra regola che penso di essermi inventato perché veramente non ho visto da nessun'altra parte. Secondo me è un'altra regola molto carina che comunque dà molta difficoltà la sfida perché ovviamente quando non hai Pokéball, quando non hai oggetti come le pozioni diventa tutto molto più difficile.
Alla fine non è una Nuzlocke perché una Nuzlocke ovviamente quando perdi hai perso. Però nella Nuzlocke c'è anche da dire che per esempio puoi allenarti quanto cazzo ti pare, puoi fare quello che vuoi. Qui non ce lo sbatti di... Raga, sapete perché non ho fatto la Nuzlocke? Cioè perché non ho messo la regola del se Pokémon muore eccetera. Perché non ce lo sbatti di fare la squadra a cazzo. Cioè nel senso, io con la fortuna che ho, nella Nuzlocke mi capitavano come Pokémon nei primi percorsi, Caterpie, Rattata eccetera. A me... Non ci ho sbatti, voglio fare un'avventura divertendomi. Perché voglio Pokémon interessanti, voglio Pokémon non scontati e cose così. Comunque si sì, risparmia, zoccola di merda. E andiamo avanti, percorso 31. Che è un Pignamusche. Che adesso non avremo problemi a battere. Ci avverte con... Ho catturato molti Pokémon, che sono tutti Caterpie. O Weedle, forse, insieme a Caterpie. Tanto Lucifero deve ancora imparare a Bracere, la imparerà a breve, precisamente a livello 10. Però non ci arriva a livello 10 in questa lotta, purtroppo. Ok. Weedle, infatti, ricordavo il Weedle. Non farmi veleno spina. Ragazzi, veleno spina è una mossa che mi fa terrore, mi terrorizza. Visto che a me avvelena sempre. E ancora Caterpie. Ah, via, quindi tre Caterpie e un Weedle. Onesto. Brutto colpo, bravo Lucifero, che però non arriva al 10, visto che mi sa che non ci sono altri allenatori qua. Ok, prendimi il numero, tanto stesso non ti risponderò mai. Io rispondo solo a Gennaro. Prendiamo questa Pokéball che contiene una Pokéball. Che originalità. Ancora Caterpie. Raga, avete idea dell'avventura se fosse stata normale, nel senso se avessi allenato i Pokémon nell'erba. A quest'ora avevo minimo, per come parto io in Soul Silver e Heart Gold, avevo minimo sin da qui al 13, ma minimo proprio 12. 12 sicuro, minimo sicuro. Perché solitamente in tutte le mie avventure in oro e argento, ma diciamo in generale in tutti i giochi Pokémon all'inizio di livellare sempre lo starter prima della lotta col rivale almeno a livello 7/8. Quindi sì. Andiamo Meryl, ok. Adesso spero che possiamo comprare i repellenti. Sarebbe anche il caso di prenderli. E poi, raga, direi che possiamo stoppare questa prima parte. Spero che vi sia piaciuta. Se non vi è piaciuta, raga, obiettivamente frega un cazzo. Perché non sono più lo youtuber di prima, se vogliamo dire, anzi non sono più uno youtuber, sono uno che carica le sue giocate, le sue partite su questa piattaforma, così, senza appunto, cioè nel senso non è che nei commenti mi scrivi, mi puoi fare i consigli, mi puoi dare consigli, eccetera, non è che mi scrivi, no Meta, non fare questo gioco, porta quest'altro, non lo faccio perché semplicemente, come ho detto nelle mie vecchie live, io ufficialmente me ne sono andato da questo canale, nel senso non sono più uno youtuber che fa il suo, che carica diciamo con cadenze, quindi fa quello, fa quell'altro, no, semplicemente avevo voglia di fare una partita insieme a voi a questo fantastico gioco e quindi l'ho fatta. Vediamo se hanno i repellenti, non hanno ancora i repellenti, Dio spor bene. Vabbè raga, direi che questa parte finisce qui. Se vi è piaciuta lasciate un bel like, se no non fa niente. E alla prossima sarà ancora molto più divertente visto che batteremo sia Torre Bellsprout che Palestra. Qui è stata un po' lenta la parte, abbiamo battuto il rivale con un bel brivido perché fino alla fine è stata... Non si sapeva chi l'avrebbe spuntata, se così vogliamo dire. E nulla, dal vostro bel meta nero del ghetto è tutto. Ciao ragazzi!